Radiostonata in compagnia di Francesco Renga alla vigilia della partenza del festival, ben trovato. Bentrovati, benvenuti. Ti possiamo definire un po' un veterano, no, del Sì. festival perché hai partecipato diverse volte, la primissima con i Timoria nel 91. 91, ero un ragazzino, avevo 21 anni e sì, in realtà uno dei motivi per i quali sono qui è anche quello di portare questa testimonianza, questa esperienza, questa anche voglia di tornare a un canto, una scrittura. Questa è una canzone scritta insieme con Tony e con Bungaro, quindi ha una scrittura molto classica, è un canto anche molto classico, una melodia molto speciale, molto bella, molto emozionante, che mi ha immediatamente suggerito delle parole che probabilmente avevano un'urgenza di venire fuori, che questa canzone mi ha dato la possibilità di risolvere. Quindi c'era anche proprio la voglia non solo di raccontare questa canzone, queste parole, questo momento della mia vita, quindi questa seconda parte. Io, un uomo che ha 50 anni, quindi una vita comunque differente, 3 anni fa mi sono separato, la mia famiglia è una famiglia diversa, ho un nuovo amore, quindi c'è molte cose che volevo condividere da quel palcoscenico che ho sempre sfruttato per stigmatizzare i passaggi cruciali, gli step della mia vita, non solo artistica, ma anche proprio umana, la mia vita privata. Per questo la canzone è emozionalmente molto impegnativa, però volevo anche, come ti ho detto all'inizio, portare questa testimonianza, cioè dire: ok, ci sono un sacco di talenti giovani, bellissimi, Ultimo, per citarne uno, Achille Lauro, che sono la nuova generazione, no? Di cantautori che hanno questa forza, questa energia, questa freschezza, tipica dei loro anni, che mi fa, lo so, vedo sempre con dolcezza perché mi rivedo alla loro età su quel palcoscenico Ultimo, parlavo prima Nicolò. Praticamente alla stessa età, l'anno scorso avevo 21 anni, quindi io sono andato che ne avevo 21, quindi è una storia parallela. Ecco, per me essere lì un po' come testimone di questo passaggio di consegne è un momento di gratificazione, quindi sono contento di essere un veterano da questo punto di vista, anche perché conoscendo tutto ormai, i meccanismi, quello che succede in questo festival, anche come dire, la maturità per riuscire a dominare, no? Quel palcoscenico, che è un palcoscenico difficile, impegnativo, che ho imparato, riesci come dire, a domare, solamente se hai qualche cosa di così emozionalmente potente che riesci a farti superare l'emozione di salire su quel palco. Non so se mi sono Sì. E tra spiegato. l'altro, ironia della sorte, sempre con i Timoria avevate fatto un disco che si chiamava 2020 Speedball e il 2020 praticamente alle porte, Sì, quindi questo si fa chiude. abbastanza sorridere. Sì, l'album che avevamo portato a Sanremo nel 91 in realtà credo che si chiamasse semplicemente Timoria, se non sbaglio, sì, credo di sì, però il 2020 abbiamo scritto tempo dopo e mi ricordo che noi ci guardavamo e dicevamo: più nel 2020 saremo dei vecchi rimbambiti, e adesso mi rendo conto che il 2020 è dietro l'angolo. Il pezzo, non lo abbiamo detto, si chiama Aspetto che Aspetto che torni, torni, sì. e appunto vede anche la firma di Bungaro. Venerdì, Sì. nella serata dei duetti, Bungaro sarà con te, insieme ad Sì. anche Eleonora Bagnato, Sì, giusto? l'attuale Eleonora, un grandissimo regalo che mi ha fatto, non smetterò mai di ringraziarla, grazie Eleonora, e sarà una cosa meravigliosa perché in un pezzo come questo c'era la necessità di avere dal punto di vista iconografico anche un tipo di situazione come quella, perché la canzone è molto strutturata bene, cioè portando Tony, Bungaro, che secondo me era, come dire, per me è scontato, è lui che mi ha dato questa possibilità, altrimenti se Claudio non mi avesse fatto avere il suo pezzo, se io non avessi lavorato sul testo in una notte, se non avessi scritto quelle parole, probabilmente, anzi certamente non sarei a questo festival. Quindi sono molto felice di poter condividere con lui quella serata, quindi sarà una bellissima cosa. Questa canzone ovviamente sarà seguita da un disco, ma soprattutto da due appuntamenti live importanti, Per no? adesso ci sono questi due appuntamenti live che sono il 27 di maggio all'Arena di Verona, un grandissimo ritorno, non vedo l'ora, io ho dei ricordi formidabili di quel concerto e dopo abbiamo il 13 di giugno, il giorno dopo il mio compleanno, a Taormina, al Teatro Greco, quindi un altro posto, un'altra location, un'altra cornice incredibile.
Per quanto riguarda il disco, avendo appunto dovuto accelerare tutto perché avevamo un'uscita che era programmata più in là, l'unica cosa che posso dirti è che uscirà entro la primavera, insomma, questo però ad oggi il disco non è ancora finito, ci stiamo lavorando, stiamo finendo di mixare prima possibile. Ok, prima hai citato alcuni, no, delle nuove leve, dei talenti che quest'anno fanno parte del festival, che se vogliamo è anche un po' un festival, forse tratti di rottura rispetto anche all'altro di Baglioni, perché ha portato realtà come l'indie, il rap, l'hip hop, anche un po' di trap, no, sul palco. Voi artisti che magari appartenete alla scena pop un po' più anche tradizionale, se vogliamo, come vedete questa cosa? Ma io credo che sia, come dire, l'unica strada percorribile, nel senso, se non vuoi fare un Sanremo di Amarcord, devi poter avere una visione di quella che è l'offerta musicale italiana a 360 gradi. Quindi Claudio è stato bravissimo a fare questo cast. Devo dire che grazie alla sua credibilità e grazie anche ovviamente al Sanremo che tutti abbiamo visto l'anno scorso e al rispetto che ha per l'artista, per il suo lavoro, anche per i suoi tempi, per le sue modalità, insomma, questa cosa qui è fondamentale. La credibilità di Claudio gli ha dato la possibilità e ci ha dato la possibilità di partecipare a un festival come questo. Perfetto, allora in bocca al lupo per la performance. In chiusura chiedo un saluto a tutti gli amici di Radio Stonata. Ok, ciao, sono Francesco Renga, ciao, sono Francesco Renga, un saluto a tutti gli amici di Radio Stonata. Ciao.